In un anno in Campania vengono consumate molte più bottiglie di quelle che sono prodotte. L'esempio eloquente, visto che noi ci troviamo a Paternopoli, a Reale del Taurasi DOCG, lo si fa proprio col Taurasi. Il Taurasi, nella migliore delle potenzialità, è 1 milione di bottiglie, ma ne sono 800.000 più o meno, quelle certificate, fascettate in un anno. Simulate per 1 milione. 1 milione di bottiglie, 6,5 milioni di abitanti residenti, tocca una bottiglia ogni 6,5 abitanti in un anno, senza vendere una bottiglia ad un turista, senza vendere una bottiglia nella ristorazione. Quindi noi siamo un popolo che non ama quello che produce, quello è il motivo fondamentale. La Campania, a differenza della nobile Toscana o del nobile Piemonte, che producono essenzialmente i grandi rossi di invecchiamento, è legittimo che poi durante il consumo quotidiano si desideri anche altro e si acceda fuori, ma la Campania è una regione che produce tutto, è il contrario di tutto, non produce solo i grandi rossi di invecchiamento, la regione Campania produce il Taurasi, produce tutta l'aria beneventana, il Cilento, insomma, c'è una moltitudine di vini più leggeri, più strutturati, più potenti, Lacrima Christi del Vesuvio, Campi Flegrei, c'è quello che vuoi, non parlando dei bianchi, dall'Asprino d'Aversa alla Biancolella del Vesuvio, ai vini costieri, ai grandi bianchi di invecchiamento prodotti nella Valle del Sabato. La Campania ha dei muri invalicabili, ha un turismo costiero elitario, chic, intellettuale, facoltoso, che non supera una cortina invisibile. Non c'è un legame tra l'entroterra e la costa, non c'è una visione d'insieme. Io faccio un esempio, per lo più ogni volta che mi interfaccio, se si va all'estero e si trova, incontra una persona di Barletta, di Bari, Refoggia, di Brindisi, si presenta come pugliese. Se si incontra una persona di Palermo, Renna, Recanicattì, è siciliano, è calabrese, campano non esiste, o si napoletano, o si salernitano, non esiste. Conoscete qualcuno che si presenta come campano? Non esiste. A Napoli si schifano gli avellinesi, avellino si schifano i napoletani. Ancora più eloquente è Salerno. Salerno è una città dove Salerno non si identifica nel Cilento, il Cilento non si identifica in Caserta, la costiera non si identifica né nel Cilento né in Salerno. Noi siamo un popolo che a tutt'oggi conserva le sue reminiscenze storiche. Noi siamo rimasti osco-sanniti, inconsapevoli. Non c'è che fare. I casertani sono rimasti borboni, c'è una divisione che non è stata ancora compensata. Non c'è un orgoglio comune. La Campania e tutto il sud abbia alta vocazione enologica è fondamentale, quindi noi ci avventuriamo in una disquisizione storica che è più profonda. Quando il sud e la Campania, la Sicilia, perde il treno dello sviluppo. E questo qua è un quadretto storicamente chiaro. Tutto nasce con la fillossera. Noi sappiamo benissimo che la fillossera, facendo finta che queste pendole siano l'Europa, arriva a Bordeaux, poi man mano, a macchia d'olio, si diffonde su tutto il continente, facendo seccare la vitis vinifera. A Bordeaux si capisce, l'Istituto Agrario di Bordeaux, qual è la causa della malattia, perché prima si ignorava, e cosa si fa? Si mette il portinnesto americano e si innesta la vitis vinifera europea e si supera il problema. Chi per primo riceve la malattia, per primo ne è danneggiato, ma per primo riqualifica le vigne conservando le quote di mercato col vino del vicino. E questo scarica barile va avanti fino alla origine del nome del Taurasi DOCG. Perché il Taurasi DOCG si chiama Taurasi DOCG? Perché è prodotto Taurasi? No, è prodotto in un areale molto più ampio. Ma negli anni 30, quando questo treno, questa ferrovia che va da Avellino a Rocchetta Sant'Antonio, ha avuto una funzione strategica per trasportare il vino del sud verso il nord. Quindi, le bolle di partenza erano a Taurasi, perché Taurasi, la stazione di Taurasi, si trova su un'ansa del fiume più ampia che permetteva quattro scambi, cioè di
accumulare vagoni per preparare il treno. Questo treno aveva la bolla di partenza da Eurasia Avellino e il suo percorso era Roma, Bologna, Torino, Burgogna. I Barolo, anni 30, sanno degli Ionico, sono gli Ionico, non è che. Quindi che succede? Che quando la fillossera arriva al sud, arriva in questa areale, che l'ultimo a produrre vino è stato l'Irpinia ed Etna, che succede? Che sono la metà degli anni 30. Quindi quando la malattia è devastante, è il 40. Nel 1940 che succede? La seconda guerra mondiale. Durante la seconda guerra mondiale che fai? Riqualifichi la vigna. Finita la seconda guerra mondiale, il 45, si ricostruiscono le case, si ricostruisce il nucleo vitale. Dal 50 in poi cosa succede? L'abbandono delle terre. Quindi è un treno che non si è mai più ripreso della storia della Campania. Il Falerno è la conseguenza diretta della seconda guerra punica, della sconfitta di Annibale. Quando Annibale vive in Italia per 20 anni, è africano di nascita ma italiano di vita, che succede? Che Roma nella sua prima espansione conquista i popoli italici, che gli sono ostili. Gli sono particolarmente ostili i Liguri a nord e gli Oscosanniti a sud, che vengono inglobati, sì, ma Roma gli concede ancora delle libertà, che sono di lingua, di culto e di possesso. Quindi c'è ancora un'aristocrazia locale, ma questa aristocrazia locale comunque resta ostile a Roma e trova sempre occasione di rivaleggiare. La goccia che fa traboccare il vaso è l'alleanza con Annibale. Annibale risiede a Capua per 10 anni, ha un'alleanza fortissima con questi popoli, con la sconfitta di Annibale che diventa per Roma la personificazione del male. Non esisteva il diavolo allora, il primo diavolo, l'antesignano del diavolo, Annibale, viene cancellato tutto ciò che Annibale si era legato. Quindi viene estirpata la lingua oscosannita. Vengono estirpati i culti oscosanniti e viene sequestrata tutta la proprietà dei notabili oscosanniti e assegnata ai senatori romani, capitalisti, in quello che era ed è il luogo più fertile al mondo. Se Bordeaux nasce da un investimento economico inglese, fondamentalmente, Falerno, che è l'antesignano del Bordeaux, è un impianto specialistico economicamente avanzato, è un'agricoltura specialistica di capitale, concepita e progettualizzata per l'export, non è per l'autoconsumo. Quello che oggi l'Irpinia di bellissimo, saltando di millenni, che è rimasto ancora uno dei pochi luoghi italiani dove la vigna è ancora radicata a una cultura arcaico-millenaria, è ancora radicata in un modo di vivere, di alimentarsi. Oggi stiamo vedendo lo sviluppo specialistico con gli investimenti della FEUP, di altre aziende, la moltiplicare degli ettari specializzati. Io vado a salvaguardare gli alberi storici, il sistema di allevamento tradizionale, credetemi, non tanto per le caratteristiche organolettiche che può racchiudere poi quel vetro, quella bottiglia, ma per la paesaggistica. Io dico una cosa, che l'arte è un qualcosa che arricchisce l'uomo, indubbiamente. Però c'è tanta arte che noi probabilmente nella vita non ci accederemo mai. La pittura, se non si va in un museo, no. Il teatro, se non va in teatro, no. La musica, se non la. Ma l'architettura è per tutti, devi essere cieco. E gli alberi, la botanica, quando rappresenta una cultura millenaria, è architettura lo stesso, perché racconta un modo di vivere, un modo di concepire, un modo di sopravvivere. Là diventa interessante il racconto. L'investimento specialistico innalza la qualità, allontana, raggiunge consumatori più lontani, come era il tempo del Falerno, ma non è più una economia di sussistenza. È evidente come l'economia di sussistenza conserva un'anima che il capitalismo poi si mangia, non ci sta che fa.
E io mi sono reso conto, le rare volte che ricevo qualche ospite di una catapecchia come questa, l'ospite internazionale, diciamo, affezionato di vino, persone, qui si emoziona, riesce a capire perché io mi vergogno, mi sono vergognato del buco. E l'ho capito la prima volta che sono stato in Lanka, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Non esiste più un arbusto, non esiste più una spina. La monocultura o è vigna, o è tabacco, o è cotone, non è una, o è, non è una bella cosa come. E l'altra, in Lang, non esiste più la figura umana. Il nome dell'uomo scritto sull'etichetta è morto da tempo, non c'è più. L'Irpinia ha ancora il contadino che vive il luogo, che trasmette in maniera embrionale e ormai irreversibilmente andata, quello che è stato un mondo. Stiamo sbagliando i tempi, stiamo praticamente vuol abbiamo la dire quella di cordialità del napoletano, però senza la confidenza, senza che Napoli. Ah, a Napoli funziona che c'è troppa confidenza, c'è troppo braccio sulle spalle, cioè, c'è un po' di. Siamo friulani, però del sud. È stato indubbiamente devastante l'ingresso di feudi da qualsiasi punto di vista. Tantissime cose positive, tante altre cose che non sono positive, ma non si può imputare a un'azienda privata di fare lei la politica del territorio, perché alcune volte si è ingenerosi rispetto ad aziende che tutti dicono Feudi ha fatto il suo interesse, ma mi sembra ovvio, le istituzioni devono fare l'interesse pubblico, però ha permesso di conoscere un prodotto che non si conosceva. La prima gestione lo ha scimmiottato, greco di tufo, banane, ananas, ma era il mondo che andava così, non credo che in Sicilia hanno fatto diversamente, non credo che in Umbria era diverso, era la storia. Quindi criticare la storia col senno di poi è facile, ma la Feudi è. Dovete pensare una cosa. Io sono nato come. Cioè, la mia preistoria. Per rendere più chiaro, se non si capisce nulla. Io divento contadino il 20 marzo 97, perché mio padre muore improvvisamente a 58 Così giovane. anni. Io facevo altro. Non tengo un fisico contadino. La Anzi, forza guardi, con me. è lo tonico. Eredito le vigne, ma eredito quella che era la masseria. Già il mio bisnonno produceva vino da un punto di vista professionale. Non c'era l'imbottigliamento, però producevano vino in quantità notevole. Succede che col corso degli anni ci sono dei cambiamenti continui. Quello che è stato qui un cambiamento radicale, oggi, poco fa, ne corre il quarantennale, è stato il sisma del 23 novembre 1980, che è stato un grandissimo crocevia nel mondo della storia, della nostra storia, come io dico, il mio caro amico Vinicio Capossela lo ha ampiamente confermato, che la nostra società millenaria, contadina, è morta in maniera violenta e rapida, come muore un animale da lavoro. Gli animali da lavoro, i grandi animali, buoi, cavalli, asini, non si aspetta il buon Dio che si richiama. Quando non sono più utili alla produzione, vengono scannati. Sicuramente oggi, dopo 40 anni, le donnine non avevano più il fazzoletto sulla testa, il grembiule avanti, il progresso, l'evoluzione sarebbe arrivata comunque. Ma in Irpinia è stata di coltello, è stata traumatica, è stata fatta di macerie e di accelerazione. Di riscatto rispetto, insomma, tutto acceleratissimo. Quindi si sono creati dei buchi enormi. Tornando al vino, fino al 1980, mio nonno è morto nell'82, le nostre uve venivano vinificate e vendute in vino. Dall'80 in poi è finita proprio quella cultura. Il vino a tappa non esisteva più. È arrivata la Coca-Cola, è arrivata l'aranciata, lo caffè. Se si entrava in una casa contadina prima dell'80, si offriva un bicchiere di vino. Dopo l'80 la tazza di caffè, era vergognarsi, il vino era diventato, ma in tutta Italia, qua è arrivato più veloce, più tardi la Coca-Cola, quindi più enfatizzata, l'Heineken, i muratori, non esisteva in larga misura il denaro, una classe di braccianti agricoli si è diventati muratori, manovali, 8 ore di lavoro, la birra Peroni, l'Heineken, cioè il vino era degradante come situazioni, quindi si comincia a vendere le uve agli altri e continuare a fare il vino per autoconsumo per se stessi.
gli anni 90 sono stati il risorgimento del vino per tutto il sud, c'è stato tutti i sommelier, tutti i rotatori di bicchieri. E che succede? Che intellettualmente, insomma, non ho condiviso più di tanto la cosa e ho appiccicato un'etichetta sul vino che era mio però di consumo, gli amici come buono questo vino, come buono questo vino, quindi è stata fatta, ma non aveva nessuna velleità. Io a tutt'oggi non mi considero azienda, io a tutt'oggi non ho chiesto un euro alla regione Campania, all'Europa, alla Coppia Finanziata per comprare una botte. Io ho realizzato, ho perseguito una ricerca individuale. Sono cresciuto in un'epoca in cui il passato moriva di coltello. Essere attuale, ci voleva la chimica, c'era il concime chimico, c'erano i trattori, ci volevano i mezzi, se no eri un medievale. L'uomo si curava, il mio bisnonno, qualsiasi malattia col mattone caldo, con l'acqua di malva, con la camomilla, e diceva che i vecchi non dovevano andare dai medici perché ci facevano gli esperimenti sopra. Oggi ci speculano, che è nata, che è un'altra grande pastetta con me. Quindi in quegli anni fare grande vino aveva delle prerogative. Diciamo un'altra cosa, in quegli anni il concetto di qualità era univoco, era quello e basta. D'Ambra Rossi, Robert Parker, Stamme Internazionale, era quello, grande concentrazione. Estirpare i vigneti storici, 10.000 ceppi per ettaro, 1,2 kg per pianta, diradamento, tecnologia di cantina d'avanguardia, se non avevi l'automaceratore, i microsici, tante cose non conosco neanche. Non si poteva fare vino importante, era vino rustico, barrique nuova, tannini aggiunti e cosa non da meno, enologo di grido. Non bastava, non laureato in enologia, c'era la pop star. Avendo tutto questo potevi fare il gran vino, se no perdevi tempo con me, era impossibile. Ma era intellettualmente come protesta, e sull'etichetta frontale scrivo prodotto di una particolare vigna impiantata nel 1930 e allevata con sistema tradizionale, tutte quelle cose che significavano cacca come idea. Naturale non significa buono, è un dilemma che è fondamentale da chiarire. Naturale e buono non sono sinonimi, può essere naturale e fa schifo. È fondamentale, buona parte dei vini naturali, biologici, fanno schifo, non si possono bere. Mi presenta, dice, vuoi assaggiare un vino biodinamico spagnolo? E mi dà il bicchiere, io stavo parlando con altre persone, ho guardato il bicchiere e l'ho appoggiato, l'ho posato. Lui mi teneva sott'occhio, io non me ne ero accorto, e mi ha chiesto, dice, ma non lo assaggi proprio? Vabbè, questo è Marrò. Io non l'ho proprio avvicinato al naso, mi fa schifo avvicinarlo al naso. Pensa se me la metto in bocca sta roba, come... Cioè io sono nato tra le vacche, tra la merda, tra il vino, fate... Era trasparente, preciso come il vino di mio nonno, non puzzava. Non teneva quattro delle fezze sotto, come... Non esiste, non so. Questa è una porcata moderna che farà odiare il vino naturale da qua a 20 anni, da qua a 30 anni. Tenete presente, uno degli aggettivi dequalificanti di un vino in degustazione è marsalato. Perché è nato questo termine? Il Marsala è stato il vino italiano più famoso, più venduto nel mondo, perché l'hanno inventato gli inglesi. Ancora. All'epoca Napoleone gli aveva chiamato in culo in quella parte, non so, e quindi si spostarono. Essendo un vino di successo venduto nel mondo, un vino ossidativo, che si generò? Che tutti i vini ossidati venivano spacciati per Marsala, fino a diventare marsalato, un difetto del vino, dal vino più famoso. Quindi credo che, insomma, se dice qualcosa, se ricordate, 20 anni fa barrique faceva rizzare l'uccello o magnara. Oggi naturale, fra 20 anni, cioè, chi lo vorrà, chi vuoi uccidere? Perché meglio l'industria, lei, paventato come prodotto tradizionale, vuole necessariamente almeno 3 generazioni che abbiano fatto quel prodotto. E quindi perciò mi sento sconfitto, è finito. Senti sconfitto? E certo, perché è il farlocco quello che primeggia, è lo speculare. E il nuovo canale commerciale, l'anfora.
Ma è onesto che sia così. Tant'è vero, l'omologazione del gusto è fatta con protocolli internazionali. L'artigianalità è legata a un luogo, all'esperienza di un luogo, e non è trasmissibile via fax né fisicamente. Esempio, io faccio 40 giorni di macerazione con le bucce senza controllo della temperatura della vasca esterna, come sono cose da pazzi, in qualsiasi fai l'aceto. Perché io lo posso fare? Perché ho un grado alcolico alto, ma ho acidità abissali e pH bassissimi, che permettono di mantenere salubre, di autodifendersi alla materia. Fare un lavoro del genere in Abruzzo, col Monte Pulciano, cioè vai in acescenza nella vasca, è già aceto come. Ma non perché lui non è buono, perché è un idiota quello che sta facendo cose che non hanno senso. Ma la mia esperienza al Vesuvio è perduta. È nato suolo, è nato clima, è nata materia, è nato pH, è nata acidità. Tutto. Sarebbe un vino cialtrone, che è la proliferazione dei vini naturali. Questo è un aglianico vinificato in bianco. Comunque affinato 12 mesi in botte. Non è un aglianico, non è un rosé d'aperitivo leggero leggero. Questo è Caciocavallo Podolico, di vacca allevata allo Strato Brado. Fuori legge. Perché fuori legge? Perché non c'è la sala di municitura, ha una mandria transumante. Perché non ci sono le caratteristiche igienico-sanitarie standardizzate dall'industria per una mandria, ripeto, transumante. La mandria transumante significa che cammina dall'Abruzzo a Montella a piedi, che sta in alta montagna, un formaggio plurimillenario. E ci hanno fatto credere che questo formaggio è diventato fuori legge per colpa della UE, è colpa della Comunità Economica Europea. E questa è una grande bugia. Ma l'archetipo del post terremotato è una persona o che è rimasta interiormente fragile, quindi sentimentalmente lacerata, o ufanamente ostentativa. Dunque, noi col dopo terremoto abbiamo visto il passaggio da una povertà atavica a una finta ricchezza e all'ostentazione della finta ricchezza. Non tanto la ricchezza in sé, ci mangia però dei ragazzi miei, no, nell'ostentazione. Quindi c'è una lacerazione che non è stata compensata, almeno nella mia generazione. Ma quello che è stata proprio la gocciolina da far traboccare il vaso, c'è che ci azzecca. La morte di Diego Armando Maradona. Con Diego Armando Maradona, dopo 40 anni dal terremoto, è morto anche il dopo terremoto. Perché questo? Corrado Ferlaini non era un morto di fame, era un costruttore, correva con il Ferrari 150 GTO, come. Ma Maradona l'ha cattato lì sotto il terremoto, era un costruttore. Maradona è stata il dopo del riscatto effimero, pacchiano, volgare, banale, pure quello è morto tutto. Non è che è morta solo la ricostruzione, che poi le persone sono state in tre baracche. Le case fatte sono più scadenti delle baracche. Cioè, tutto vano. L'Irpinia ha un tasso di suicidi pari o superiore a quello di Bolzano, Remerano. Se a Napoli succede che le persone si accedono in Irpinia, viene l'ecatombe. Ma non è Ci facile vivere sono. qua, vero? Non è che non è facile Qua vivere fa qua. freddo, Ci piove, siamo un po' isolati. sono. Questo Qual è il che è più. problema, Luigi? C'è stato un acceleratore della storia in maniera troppo veloce. Non c'è stata una crescita graduale, non c'è, ci sono dei traumi interni che. Ma nel bene o nel male, la società arcaico-millenaria contadina era solidale. Io l'esempio che faccio per rendere l'idea. Quando ogni famiglia produceva tutto, se papà decideva di ammazzare il maiale, non è che tu fissavi una data, cioè giovedì uccidi il maiale, andava a chiedere ai vicini, loro, quando avevano deciso di uccidere il loro maiale, non si poteva mai sovrapporre, perché se non te lo aiutavano a mantenere, si faceva tutto insieme.
quando si decideva di vendemmiare, tu sentivi prima gli altri e poi, ma come era stato per millenni? Poi è arrivato il finto, se paga, se paga, se paga, la società, piove, fa freddo, signore vende le stalle, signore vende le barre, signore, come tutti gli altri parlavano vicino al fuoco, io mi sono cresciuto con i racconti degli uomini della Grande Guerra, perciò avevano uno senso. Come fatto? La televisione, ti giuro, c'è una televisione, finestre con triplo vetro, meno la casa andando a accorgere, e la solitudine è moderna. È di una società che non c'è più, non c'è. Ed è impossibile da riproporre. Quindi, quando muore una generazione umana, muoiono anche i loro prodotti, il loro formaggio, il loro vino, il loro. Perché per produrre determinati alimenti autentici e non per speculare un'onda commerciale, devi fottutamente vivere in un modo. Se tu vivi in quel modo, puoi fare quei prodotti. Se no, è speculare. Se negli anni 50 il 70% degli italiani erano dediti all'agricoltura e oggi è il 7%, come ci può credere? La famosa poesia, insomma, almeno di Tempinosi, ma non mi ricordo, magari Carducci o Repascoli. Cosa ti rende lustro e bello all'aratro? Il lavoro, fratello, faceva l'aratro, che è un domero di acciaio, se lo metti fermo, viene coperto da una coltre di ruggine. Per essere lucido, splendente, deve solcare il terreno, quindi deve essere in movimento, che se ti fermi, se non ti muovi, poi ti arrugginisci, temi, insomma, sei poco elastico come me.